Il lungo servizio messo in campo dai carabinieri della compagnia di Borgo Taro in occasione del carnevale, 5 persone sono state denunciate per alcol e droga e 5 patenti di guida ritirate. È un intenso e variegato programma quello che l'amministrazione comunale di Borgo Taro ha organizzato per sabato in occasione della ricorrenza dell'8 marzo, festa della donna. È stato attivato da qualche settimana l'ambulatorio di nefrologia, ultimo servizio sanitario istituito presso l'ospedale Santa Maria in linea con le più recenti teorie mediche. E con il grande veglione di ieri sera il Pala Sabbione di Borgo Taro ha chiuso i battenti archiviando un'edizione 2014 strepitosa che ha visto migliaia e migliaia di persone giungere in Valtaro. Nel tempo di Quaresima la comunità di Sant'Antonino a Borgo Taro propone gli appuntamenti del venerdì sera. Il primo incontro è fissato per questo venerdì con inizio alle ore 21. La costituzione di un consorzio per la tutela e la valorizzazione del Monte Pelpi è sicuramente un'idea affascinante che potrebbe svolgere un ruolo importante nell'economia del territorio. Buonasera telespettatori di RTA, ben ritrovati al telegiornale. Apriamo con la cronaca e con un servizio di controllo straordinario che la Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro ha effettuato sul nostro territorio in occasione del carnevale. 5 automobilisti sono stati denunciati e 5 le patenti ritirate. Il servizio. 5 automobilisti denunciati a piede libero e 5 patenti di guida ritirate. Questo è il risultato dell'operazione straordinaria di controllo del territorio denominata Carnevale Sicuro, iniziata alle 18 di giovedì 27 febbraio e terminata la notte scorsa e predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Borgo Taro su indicazioni del Comando Provinciale di Parma per garantire un tranquillo svolgimento del Carnevale borgotarese che ha attirato in zona migliaia di persone. È stato attuato un dispositivo di controllo capillare e flessibile, in grado di realizzare una efficace prevenzione ed assicurare rapidità di intervento in qualsiasi località. A Borgo Taro sono stati complessivamente impiegati 80 uomini a bordo di 40 mezzi, eseguendo controlli mirati sulle principali strade nei pressi delle stazioni ferroviarie e degli altri obiettivi sensibili. I militari hanno impiegato anche particolari sistemi elettronici che consentono di rilevare in tempo reale le targhe dei veicoli rubati. Nel corso dei posti di controllo si è proceduto a contestare varie infrazioni al codice della strada, in particolare per guida con abuso di alcol e droga. Gli eventi di rilievo sono avvenuti tutti nel capoluogo valtarese, dove personale dell'aliquota radiomobile ha denunciato a piede libero un 69enne del luogo per guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari intervenuti dopo una segnalazione inerente a un automobilista che, soccorso da personale medico, era improvvisamente scappato, lo rintracciavano dopo brevi ricerche, constatando che era in evidente stato confusionale e non in perfetta condizioni fisiche. Condotto al pronto soccorso e sottoposto anche all'esame del sangue, risultava con una presenza elevata di alcol. La patente gli veniva ritirata con conseguente decurtazione di 10 punti e lui segnalato all'autorità giudiziaria. Un 52enne residente in un altro centro della provincia è stato denunciato invece per guida sotto gli effetti di sostanze stupefacenti. I militari intervenuti in occasione di un incidente stradale autonomo avvenuto sulla provinciale 308 che aveva causato lesioni di media entità al conducente richiedevano al pronto soccorso dell'ospedale dove l'uomo era stato condotto l'esecuzione dell'esame del sangue dal quale emergeva la presenza di cannabinoidi. Per questi motivi la patente dell'uomo gli è stata ritirata, decurtati 10 punti e lui segnalato all'autorità giudiziaria. Un 24enne residente in un altro centro della provincia è stato pizzicato al volante ubriaco, fermato durante un posto di controllo alla guida di una vettura di un'altra persona, appariva in non perfette condizioni, sottoposto al test con l'etilometro, veniva accertata la presenza di alcol in misura notevolmente superiore rispetto ai limiti di legge, anche per lui patente ritirata, decurtati 10 punti e segnalazione all'autorità giudiziaria. Ancora un 31enne residente
residente in un altro centro, guidava in stato di ebbrezza alcolica. I militari intervenuti in occasione di un incidente stradale autonomo sulla provinciale 523, dal quale l'uomo era uscito incolume, notavano il suo evidente stato confusionale, lo sottoponevano al test, accertando la presenza di alcol in misura notevolmente superiore rispetto ai limiti di legge. Patente di guida ritirata anche per lui, 10 punti decurtati e segnalazione all'autorità giudiziaria. Una 26enne comunitaria residente in un altro centro è stata segnalata sempre per guida in stato di ebbrezza alcolica. I militari l'hanno trovata con alcol in corpo dopo un incidente stradale autonomo che la donna si era procurata nel centro di Borgotaro, dal quale era uscita incolume. Le hanno ritirato la patente, decurtati 10 punti. E infine è segnalato alla prefettura quale assuntore di droga un 27enne originario residente in un'altra regione. I militari, notati due giovani compiere strani movimenti in una vettura parcheggiata nel centro del capoluogo, intervenivano bloccandoli prontamente ed accertando che sulla tappezzeria del veicolo vi erano due involucri con 0,5 grammi di marijuana e 0,8 grammi di cocaina, della cui detenzione il conducente si è assunto ogni responsabilità, dichiarando che voleva assumerla per uso personale. La droga è stata sequestrata e il giovane segnalato. Mancano pochi giorni, solo 3 giorni, alla festa della donna, l'8 marzo. Quest'anno più che mai nel capoluogo valtarese a Borgotaro si festeggia questa importante ricorrenza in svariati modi. È un programma decisamente intenso quello messo in calendario dall'amministrazione comunale di Borgotaro per celebrare sabato prossimo 8 marzo la festa della donna. Presentato in una conferenza stampa presso l'aula consiliare di Palazzo Manara, prevede nell'arco della giornata lo svolgimento di ben 5 eventi. Al mattino, a partire dalle ore 10, nella sala al piano terra di Palazzo Imbriani in via Costa Mezzana, la società operaia di mutuo soccorso Matteo Renato Imbriani rinnoverà l'ormai tradizionale momento di socializzazione con rinfresco per le signore borgotaresi. Un appuntamento molto apprezzato che vede ogni anno centinaia di donne alternarsi a piccoli gruppi all'interno del locale per trascorrere un po' di tempo insieme. Un'iniziativa nata una ventina di anni fa per sottolineare l'evoluzione avvenuta all'interno della società Imbriani rispetto a quando era stata fondata nel lontano 1874. La società di mutuo soccorso agli inizi, agli albori, non potevano essere iscritte le donne. Invece adesso abbiamo anche il presidente donna dell'Imbriani e voglio augurare a tutte le donne di Borgotaro una felice giornata. Un'iniziativa di più recente istituzione, ma che ha ormai acquistato una sua importanza nelle celebrazioni dell'8 marzo a Borgotaro, è l'incontro organizzato annualmente dalla CISL presso il Museo delle Mura. Un incontro che avrà inizio alle 14.30 e vedrà ancora una volta protagoniste le donne immigrate, per lo più provenienti dai paesi dell'est europeo, che racconteranno le proprie esperienze. Le loro esperienze di famiglia, le loro esperienze legate a lasciare la loro famiglia per venire a lavorare in Italia, dove in problematiche legate ai loro paesi hanno voluto poi gestire le situazioni qui in Italia. Sono state donne coraggiose perché hanno lasciato la loro famiglia e praticamente hanno dato tutte loro stesse nella maniera più utile. Un racconto di esperienze femminili sarà anche l'incontro organizzato direttamente dall'amministrazione comunale alle 15.30 presso la biblioteca Manara, che metterà a confronto due donne impegnate in politica. La prima, quella di Gabriella Meo, che oltre a essere consigliere regionale è anche vicepresidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Emilia-Romagna, tra l'altro una commissione che dialoga poi con l'Assemblea Legislativa ed è diciamo uno degli unici esempi in Italia di tale commissione. Ci spiegherà quindi un po' il funzionamento di questo organo. L'altra esperienza invece sarà quella di Caterina Bonetti, che oltre a essere consigliere provinciale di Parma è redattrice insieme a un altro gruppo di giovani ragazze di un blog, Soft Revolution, che affronta appunto la tematica femminile anche in maniera molto ironica e divertente.
alle 17.30 presso l'auditorium comunale Giulio Mosconi in via Piave sarà la volta di uno spettacolo folcloristico a finalità benefica con l'esibizione delle danzatrici di Benetutti in provincia di Sassari. E abbiamo avuto questa possibilità, questa proposta dal circolo Grazia dell'Edda di Parma. C'era in tournée nella nostra regione un gruppo di danzatrici sarde, un gruppo folk di Sascomares, Santo Ioanne, tutte donne, e quindi ecco il perché di questa opportunità di farla venire per la festa delle donne. L'ingresso è offerta e il ricavato è intenzione di offrirlo al circolo Grazia dell'Edda, e andrà insieme ad altre somme ricavate da altre iniziative ad aiutare come dire chi ha bisogno in relazione all'alluvione che c'è stata in novembre nella parte di Olbia della Sardegna. Quindi nuovamente l'auditorium Giulio Mosconi farà da cornice alle ore 21 alla manifestazione conclusiva dell'intensa giornata, ovvero il secondo appuntamento dello Slow Flute Festival, con un concerto del maestro Claudio Ferrarini che avrà una cointerprete femminile. Infatti il maestro sarà protagonista della serata, il flauto, insieme con la sua allieva flautista Olimpia Guareschi, una giovane promessa del flauto, e accompagnati poi dal maestro Isoaglio al pianoforte, con un programma di musica classica davvero interessante per la festa della donna, e quindi anche che renderà molto protagonista la flautista, protagonista della serata. Sabato 8 marzo alle 20.30 nella sala consiliare del municipio a Berceto è in programma l'assemblea annuale del gruppo Aido. Il gruppo conta sulla preziosa presenza di tutti gli iscritti, ma anche di tutti coloro che, pur non essendo iscritti al gruppo, desiderano essere informati, sciogliendo anche dubbi in merito al tema della donazione degli organi. Ed eccoci allo spazio Ausle in forma di questa settimana. Attivato da qualche settimana ormai, l'ambulatorio di nefrologia è l'ultimo servizio sanitario istituito presso l'ospedale Santa Maria di Borgotaro. In linea con le più recenti teorie mediche, servirà soprattutto per fare opera di prevenzione contro l'insorgere delle patologie. Sentiamo. Nell'ambito delle attività afferenti all'unità di medicina interna dell'ospedale di Borgotaro, l'offerta alla popolazione del distretto si è arricchita con l'apertura dell'ambulatorio specialistico di nefrologia, che affiancherà quello di medicina interna e quello per la cura dell'ipertensione arteriosa, per completare l'offerta diciamo così assistenziale in termini di prevenzione nefrocardiovascolare per una popolazione di pazienti sempre in aumento. Noi ci occuperemo principalmente dei pazienti con complicanze renali, dato che le principali patologie oggigiorno che determinano un danno renale sono il diabete e l'ipertensione. Avremo poi un particolare occhio e interesse per quei pazienti affetti da glomerulonefriti, cioè le malattie primitive del rene, malattie che oggi vediamo molto di meno rispetto ad un tempo, e soprattutto se noi pensiamo ai nostri maestri rispetto all'epoca, è chiaro che oggigiorno le nuove frontiere della nefrologia sono verso la prevenzione delle complicanze del diabete e dell'ipertensione. L'ambulatorio nefrologico è aperto tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 fino alle 13.00. Sarà svolto in due parti. La prima parte dell'ambulatorio sarà dedicata ai pazienti che hanno un primo riscontro di malattia renale e che quindi saranno inviati dal medico curante per un inquadramento e un percorso diagnostico. La seconda parte dell'ambulatorio invece è dedicata a quei pazienti che hanno già una diagnosi di malattia renale e che quindi devono essere seguiti nel decorso della patologia cronica come controlli.
L'ambulatorio, le visite ambulatoriali possono essere prenotate tramite CUP, quindi o al CUP qui dell'ospedale o tramite qualunque farmacia. L'ambulatorio, per garantire la continuità assistenziale, è in collaborazione anche con l'ambulatorio nefrologico dell'azienda ospedaliera universitaria per la gestione dei casi clinici più complessi. In particolar modo vorrei ricordare che l'8 marzo ricorre poi la giornata mondiale del rene, una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie renali. E vi ricordo che il Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, l'AUSL, sta organizzando anche a Bardi, in collaborazione con il Comune, un incontro aperto al pubblico sul tema Coltiviamo la salute, salute e sicurezza in agricoltura, già presentato ad esempio a Borgotaro. L'appuntamento è per giovedì 13 marzo presso la sala consiliare del Comune di Bardi dalle 10.30 alle 12.30. Verranno trattati gli argomenti testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e attrezzature agricole a norma. Precisiamo che questo incontro, come tutti gli altri, è assolutamente gratuito, ma per motivi organizzativi si richiede la prenotazione chiamandolo 0525 970 324. Il corso sarà curato dai tecnici della prevenzione AUSL di Parma, Paolo Ghizzi e Manuel Conforti. E con AUSL Informa è tutto.